Sull'accordo di coesione, Presidente, io le dico solo una cosa. La Campania è l'unica regione che non riesce a concludere l'accordo, che non sta facendo, perché le altre stanno sì, ma stanno negoziando e stanno facendo. È l'unica regione che ha assunto questo tipo di posizione. Parte così l'intervento del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in prefettura a Napoli. Si parla della firma sull'accordo di coesione tra il governo e le regioni e Piantedosi sottolinea in tal senso l'iter complicato che sta interessando la Campania. De Luca non ci sta e chiede a gran voce mi dica quali sono i problemi. Sta di fatto che ora lo scontro sui fondi di coesione tra Vincenzo De Luca e il governo coinvolge anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, entrambi presenti al convegno organizzato dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Nel suo intervento De Luca aveva lamentato il trattamento riservato a suo dire ai sindaci campani che hanno partecipato alla manifestazione indetta dalla Campania a Roma per protestare contro il blocco dei fondi sviluppo e coesione lo scorso 16 febbraio. I sindaci possono entrare quando vogliono, sostiene De Luca, concetto che non trova d'accordo il ministro dell'Interno che aggiunge i palazzi istituzionali devono essere trasparenti, sì, ma non ci si presenta senza avvisare per motivi di sicurezza. I palazzi delle istituzioni sono sicuramente dei palazzi trasparenti che devono essere aperti. Ma insomma si usa la cortesia di concordare quando bisogna essere ricevuti, non è che ci si presenta e si mette in difficoltà anche chi lavora per preservare la cornice di sicurezza di quei palazzi. Le altre regioni hanno firmato, ma la prima a farlo doveva essere la Campania. Queste le conclusioni in sala del presidente De Luca, che sullo scontro con Piantedosi conclude così. No, ma ci parliamo sempre. Il problema è che devono arrivare i soldi, se no è inutile che parliamo.